Buongiorno bambine. Buongiorno. Cosa state facendo? Vi state annoiando? No. Pochino? No. Potreste sempre andare. Cosa state mettendo nelle orecchie? Ah, come gli AirPod. Sì. No, ma potreste anche andare a studiare invece di stare attaccate. Cosa? Sentirò. Ehi. Allora, ragazzi, oggi ho una challenge per voi. Neanche ti ascolto. Anastasia. Dall'altra parte. Anastasia bella, visto che non ho voglia di starvi dietro, quindi ho bisogno di chiudervi da qualche parte perché sono un po' influenzata, voi sapete. Cos'è? Che non sto bene. Anastasia, ascolta, mi togli l'AirPod. Ah, è la pubblicità. Ehi, oggi vi chiuderò in bagno e farete 24 ore chiuse in bagno, nella vasca da bagno. Hai capito? Non gliene puoi fregare di meno. Allora, facciamo così. Anastasia. Sono morta. Allora, mi hai sentita? Cosa ho detto? Oggi facciamo 24 ore nella vasca da bagno. Bene, sei contenta? No, no, sì. Ah, ecco. Let's go. E alla fine della challenge aprirò l'acqua, metterò la schiuma e vi farete un bel bagnetto. Sì, no. Dove vai? Allora, vi dovete organizzare benissimo perché io darò solo, e ripeto, solo. Solo. Brava. Guarda. Guarda. 2 minuti a testa, e sono veramente pochi, ecco, per portarvi da mangiare e da bere dentro la vasca da bagno. Guarda, e in più subito quello che ci serve. No, aspetta, e in più vi dovrete portare secondo me anche un cuscino e una copertina, perché io penso che vi lascerò lì tutto il giorno, notte compresa. Possiamo utilizzare questo. Allora, aspetta un secondo Vanessina, perché devo mettere il timer. Un attimo, okay. Inizi tu? Sì, Ani, vieni. Anastasia, tu ci sei? Vuoi farla questa challenge o preferisci stare lì a mettere? Che? Cosa vuol dire? Va bene, metto il timer un attimo sull'orologio. Allora, Vane, faccio partire il timer e tu sarai la prima, quindi, ok? Anastasia, intanto tu inizia a pensare cosa prendere. Pronta? Sì. Vai. Allora, la bibita. Brava. Acqua. Poi. Guarda che qua sopra ci sono un po' di cose, eh? Ah, sì, vero? Anastasia, tu le vuoi tenere quelle patatine? No. Bene. Sei stata brava a ritirarle comunque. Dai! Quanto manca? Manca 1 minuto e 17 secondi, sì. Dai, muoviti! Beh, non è che devi per forza ammazzarti di cibo, eh. Ci sono anche i libri di scuola volendo, penne, fogli, non so. La coperta. Ecco, ti ha rubato la coperta. Muè. Dove è andata? Su. Vanessa, mancano 46 secondi. Vanessa, ma lasciali già in vasca, cosa fai? Tu non sei a posto. Vanessa, 30 secondi. Vanessa, 17 secondi, 15. L'omogeneizzato, freddo, ma che schifo. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Fine. Ok, vediamo un po' Vanessa che cosa ha preso. L'ho preso, l'ho omogenizzato. Mamma mia, freddo però. Non è il massimo. Il cracker? Sì. I biscotti a pelle di cavallo? Sì. La coperta a pelle di cavallo? Sì. Il mio peluche? Sì. Poi bellissima. Sì. Le patate del snack? Sì. Il libro delle barzellette? Acqua e il Nesquik e la barretta. Ok. Tu, hai già preparato? Eh sì, io ho già allestito un pochino la vasca. Brava. Allora, mentre Vanessa fa manutenzione, si cimenta in idraulica, okay, e prepara il suo angolo, sì. Tu devi andare giù. Dove vai? Vado. È partito il timer, Anastasia, 2 minuti a partire da adesso. Muoviti! Dai, butta dentro la coperta e il cuscino, l'elefante, e vai giù. Non correre dalle scale, non voglio che corri. Io sono intelligente. Tu sei intelligente perché? Non lo so. Vanessa non lo sa. Cosa hai combinato? Vuoi venire anche tu? Cosa hai combinato? Dove sei? Prima ho visto. Ah, gliel'hai nascosti? No. Puoi prenderne due, magari ne offri uno a tua sorella se lo desideri. No. 1 minuto e 20, dai. Anastasia, solo dolci e caramelle. Cosa vuoi? Vuoi un chipster?
Ritz? No. No. Ok. 58 secondi. Anche quello tu? Anche tu? Ah, quello è un altro. Ma Anastasia, ma non si lanciano le cose per te? Ma cosa fai? Ma cosa pensi di mangiare tutta sta roba? Sì. Crackers, forse. Qua ci sono i cracker. Vuoi un cracker? Tieni. Dai, 29 secondi. Hai finito? Ma non vuoi un libro per scrivere? Dai, 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 veloce, lascialo giusto cesto, dai. Ani, su. Vabbè, Anastasia, manca 14 secondi, non ce la farai mai. Ma lì c'è il libro per colorare là sopra. Vabbè, allora è finito. 6, 5, 4, 3, 2, 1, boh, puoi raccontare le barzellette, fine. Sì, sì, sì e sì. Non mi interessa, ti dovevi... Ti avevo detto di lasciarlo giù. Hai finito, basta. Ma tanto tua sorella ha il libro delle barzellette e te le racconta. No. Ma cosa posso fare? È finito il tempo. No. Cosa devi prendere? Voglio un libro. Quale? Uno da leggere. E dov'è questo libro da leggere? Libri. Se mi dai 10 euro te lo porto io. No. Sono sui libri. Guarda che tua sorella ha barato. Come stai? Non ci starete... Ma vedi, cade sempre sto coso. Ma adesso ti devi sollevare, siete in due, mica puoi stare sdraiata così, eh. Ani, dai. Hai preso il libro? Ride perché no, il libro era su e il tempo era scaduto, però si è messa a piangere come al solito e boh. Cosa hai preso? Indovina, dolci su dolci. Allora, Anastasia, devi metterli sulla vasca quelle cose lì. E la cioccola me la dai a me. Guarda tua sorella, che ordine. Tutto bene? Ah. Anastasia, la devi smettere di lanciare le cose per terra. Io faccio anche le cose sopra il libro. Va bene, Anastasia, la coperta. Allora, partiamo dalla colazione. Ok. Partiamo dalla colazione perché la giornata parte da una sana colazione. Vanessa, cosa mangia a colazione? Il Nesquik, la barretta. Anche tu l'hai presa. Copiona. Mai mangiata una barretta fino adesso? Okay. Lei? Io sì, sempre. Tu sì, ma lei no. Come ci racconto delle barzellette. Come si sta in vasca da bagno? Bene. È comoda? Sì. Allora, c'è una molletta e una cipolla. Una molletta per i capelli, Dice alla cipolla, stop, tu non puoi passare. E la cipolla, come mai? E la molletta, perché sono un fermaglio. Fermaglio. Ma non fai colazione? Ah no, è un aglio, non è una cipolla. Ferma aglio. Ah, è un aglio. Ferma aglio. Allora, c'è una bicicletta e un pattino. La bicicletta dice al pattino, devo andare in ospedale. E il pattino, a fare cosa? E la bicicletta, i raggi. Tu non mangi? Chi? Lei sta già mangiando. Io sì, sto mangiando. Guarda che non si può uscire dalla vasca da bagno. Se becco qualcuno che esce dalla vasca da bagno, ho perso la challenge. Ti sono caduti i chipster. Ah. Ah, devi riuscire a tirarli su con la forza del pensiero adesso. Sono di qua, Anastasia, i chipster. Sono qua. Li vedi? Ti voglio regalare una cosa. A me, amore. E come? Questi. Me li vuoi regalare a me? E come mai? C'è un motivo. Non ti chiama, neanche a me piacciono. Allora, via. Ma allora, c'ho più spazio, no? Sì. Allora, io adesso vi lascio qui un attimo, ok? Stasera. Allora, ciao, ci vediamo dopo. Mi raccomando, non uscite dalla vasca, eh? Se dovete fare i bisogni, ve le dovete tenere fino a domani. Ok, non si può. Posso fare la pipì? Bye bye. A few moments later. Come va? Bene, ancora fame. Qualcuno si è alzato? Il gatto mi ha detto che qualcuno si è alzato. No, no. Sicura, Sì, ho ancora fame. E cosa vuoi? Io voglio cibo. Mangia, amore, sono lì. Tu hai fame? Perché mi guardi con quella faccia? Secondo me qualcuno si è alzato. No! No? Spesso. Cosa stai leggendo? Viva di divertirsi. Vuoi vedere la faccia? Inizia. Allora, se ridi, mi stai dicendo una bugia. Scrivata, mi vedo sesso per dire di divertirsi. Io voglio fare, devo fare la pipì. Tu devi fare la pipì. Ma
E vabbè, non potevi farla prima, mm-hmm. Rapipia? Sai che non si può uscire dalla vasca? Sì. Quindi? Perché tu sei uscita prima? No! No, che dai, non mi dire. Sei uscita? No! Vanessa, questi piedini non me la racconta giusta. Ma mettiti dritta. Lei è uscita. Non è vero. Adesso sei uscita. No, sei è andata. Uscita che stai andando con la pipì. Non è vero. Bugiarda. Bugiarda. Promettimelo che non è vero. Non è vero. Promettilo sulla mamma. Non è vero, promesso. Sulla mamma promettilo. Te lo prometto su te. Ecco, boh, già sono malata, se dopo mi fa queste promesse. Ali! Mamma, ho portato tante cose, non so cosa fare, non c'ho voglia di leggere un libro. Dormi. Potrei prendere... E che cosa fai? Guarda, c'è un gioco. Quale? Guarda, devi fare le cover. Hai smesso con il pianoforte? E l'amico risponde: sì, ma non ne voglio parlare. E l'amico: è un tasto dolente? E l'amico: ti ho detto che non ne voglio parlare di pianoforte. E l'amico: ok, prendo nota. Se non la smetti ti picchio. Ehi, vacci piano. Tu cosa stai facendo invece? Anastasia, hai in faccia di tutto di più. Sulle sopracciglia hai il sale delle patatine. Guardate, mi metto la colla. Un paio puoi colorare. Qual è il tuo colore preferito? Verde. Guarda, ogni volta c'è la pure. Guardate, questo è un gioco invece. Devi fare un guardia. Guarda. Ma c'è l'anguria. Ma scusa, fate il gioco che tu devi fare un disegno e Vanessa deve indovinare che disegno è. E come facciamo? Mamma mia, Anastasia, ma quante patatine ti sei messa in bocca? No, facciamo quello lì. Quello tipo come su Google che tu cerchi, ma che tu devi schiacciare, ti esce una parola a casa, Anastasia si scarica la lavagnetta e lo deve disegnare. E noi dobbiamo indovinare cosa disegna. Su Google? Aspetta. Ok, Ani, fammi vedere solo a me che cosa stai disegnando. Ora te lo dico. Ve lo dico. Credo no, non devi dire. Ma cosa fai? Non si toglie. Non si toglie. Guarda che casinista. Ok. Cosa è successo? Niente, non sei capace. dai. Sta facendo un bordello e tu non puoi capire. Cioè, oddio. Esce dalla pagina e ne entrano altri 15. Ok. Cosa è successo? Vai. Difficile. Hai capito cos'è, mamma? Che mamma? Allora, la riga blu non lo so, non la capisco. Ma gli altri due mi sembrano delle cose. Puoi cancellare se fai così. C'era tutto! Adesso, c'era pane scritto. E furbizia stamattina a colazione? Ok. Ah, questo è il disegno? Sì. Ah, no, se puoi cancellare devi schiacciare. Là. Vanessa, smettila! Ah, là sotto! È una L. Ma no. Te l'ha suggerita Google questa parola? Allora, stanotte parola. Google non ha dormito bene. È un oggetto, immagino, giusto? Sì. Sì. No. Cosa ti sei? Non è un oggetto. No, non è un oggetto, non è una parola. Boh, ti rendo indovinare. Cosa può essere? Blu? Blu. No! Cos'è blu? Un colore. Cos'è blu? Posso aiutare? Posso giocare anch'io? Per me è un cancello. No. Ma tu pensi di averlo disegnato bene? No. Allora cancella e rifai. Calcio. No, perché così almeno non capite già subito cos'è. Vabbè, ma noi dobbiamo capirlo. E fallo bene. Ma scusa. Ah, hai capito. Cioè, per non farci capire cos'è disegnato tutt'altro. Aiuto. Cos'è? Ma non c'è solo blu, Ani, eh? Ma a me piace il colore blu. Fai in modo che capiamo che cosa sia. E sono due calzini. Sì. Spaiati. Ma lo volevo dire prima, nel primo disegno mi sembravano due calzini, adesso nel secondo no. Tocca a me. Ok, allora. Aspetta, fammi vedere. Allora. Ok. Anastasia, secondo me puoi anche iniziare a guardare per capire cosa sta disegnando, vero? Mi sembra che possa farlo. Ho già capito, un albero. Brava amore, dai 1-0 per Anastasia. Ani, anche tu però devi essere brava a disegnare. Perché tu sei brava a disegnare. Sì, però non lava niente. Come?
C'è una lavagnetta, se fosse stato un foglio. Vabbè, vediamo cosa c'è scritto. Ok. Questo? No, no, no. Era bello il primo. No. Questo. Ma perché? Il okay, primo. Era così. Era... Non so, da quello all'orecchio. Vai, sentito? No. No, c'è una cinta. Cancella. Vai. Però non vedo. Aspetta. Bello! Beh, dai, è facile! Ma come? Ah, muffin! Ma non muffin! Dolce! Beh, ma... In... Biscotto! Brava! Ah. Mi piaceva, brava! Sembrava quello che piace a te, il cookies! Vai, mamma, guarda! Sì, vediamo! Guarda che l'ha visto... mi piaceva! Questo! Va bene! È maestra! Una montagna! È la miseria, mamma no! Ma sei bravissima! Vanessa, sei troppo brava a disegnare! Ma tu sei anche molto brava a indovinare, complimenti! Già, accendiamo perché sennò... Va bene, cucciole, ascoltatemi un attimo! Fai l'ultima e poi... No. È facilissimo. Andiamo. E non ti piace? A me? Ma che cos'è? Uomo. Sembra un teschio. È un uomo. È un uomo, giusto? Ma no, Anastasia, ma cos'è? Sai cosa? Ma no, ora non capirai. No, okay, vediamo. Dai. No, non te lo dico. Ah, rifai perché veramente, cioè... Ecco, dai, già il colore comincia a somigliare un po' di più. No! Ma aspetta, ora, ora lo capisce, guarda! Beh. Cos'è quella roba rossa? Prova a rifarlo! Non ce la fa! Ma è facilissimo da disegnare, le orecchie! Brava, brava! Ci siamo! L'orso. Ci siamo! Ma rosa prima la prova! Brava, vedi? Perché provi? Ma non lo so, sembrava un ballerino. Bellino adesso. Aspetta, guarda. È bellissimo, bello, amore! Fa vedere il capolavoro. No, amore, ma sei bellina. Ma che bello! Allora, cuccioline, adesso io vado via un attimo. Mi raccomando, cosa sto facendo? Anastasia, ma li hai fatti ricadere? Ma ce la puoi fare? Dai, ci vediamo dopo. Acqua, Fanta o Coca? 3, 2, 1, Coca. Acqua. Casa, cucina o gatto? 3, 2, 1, gatto. Ora, Vanessa, Romina, Anastasia. 3, 2, 1, Anastasia. Basta. Dove, la mamma, dove vai? Dove vai? Romina, William, Daniel. 3, 2, 1, Daniel. Ci vediamo dopo. Vanessa, se esci dalla vasca, avvisami. A few moments later. Si sono addormentate, cucciolini. Mamma mia, poverina, chissà come sono scomode. Lasciamole riposare, cuccioline. Intanto io vado a fare le mie cosine e ci vediamo dopo. Bimbe. Bimbe, adesso svegliatevi. Ehi. Ma tu stai giocando? Pensavo che dormivi. Caldo. Ti sei svegliata? Sì. Hai riposato? Sì. Bravo, amore. Ho sentito un mostro che entrava dalla porta. E sarei io il mostro, scusa. No, sarebbe un gatto. Ane, dai, sveglia amore, che se ti distruggi qua dentro. Dai, svegliatevi perché adesso dobbiamo studiare e quindi dobbiamo concludere il video. Siete state bravissime? Dai, ah. So che non vuoi studiare, preferisci dormire nella vasca da bagno, però ti devi svegliare. Allora, facciamo una gara. Chi esce per ultimo? Vince. Non la fare cadere. Vi do 3 secondi, chi esce per primo ha vinto. Adesso vi fate male, non lo so. 3, 2, 1. Chi esce per primo ha vinto, Ah sì? Sì.
Sì, però è la per prima proprio. Sì. Hai vinto. Hai perso. Siete state bravissime tutte e due. Concludiamo il nostro video. Anastasia, brava, hai vinto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao. Mi